Ciao a tutti, in questo tutorial vi spiegherò come importare delle mappe da ZBrush a Cinema 4D, mappe displacement, che adesso vi farò vedere. Allora, andiamo, prima di tutto cominciamo da Cinema 4D, selezioniamo il nostro oggetto, rendiamolo editabile, prendiamo lo strumento selezione rettangolare e andiamo a disattivare qui seleziona solo elementi visibili, così in modo da selezionare tutto. Adesso col tasto destro andiamo a linea normali, poi detriangola, così magari se ci sono poligoni triangolari li detriangola e ottimizza, così magari non abbiamo punti nascosti che non servono. Allora, adesso dobbiamo esportarlo in formato OBJ, così posso portarlo ZBrush. Allora andiamo a sostituisci perché l'ho già creato. Apriamo ZBrush. Adesso facciamo importa OBJ files. Ecco qui il nostro uomo. Andiamo su geometry e premiamo su divide, finché arriva il numero a 5, così basta come livello di suddivisione. Qui selezioniamo i vari strumenti di ZBrush. Io seleziono Drag Rect. Proviamo subito un alfa. Qui questi si chiamano alfa, texture, eccetera. Allora, creiamo subito un alfa così. Ok, prendiamo diverse magari. Oppure premendo X possiamo fare in simmetria. Ecco. Bene, può bastare per vedere il nostro risultato. Adesso dobbiamo andare qua sulla suddivisione, portiamolo a 1. Adesso andiamo su Displacement Map. Selezioniamo Adaptive e Smooth UV. Poi clicchiamo sul pulsante Create Displacement. Qui vediamo il nostro caricamento. Una volta caricato, vediamo che ce lo ritroviamo qua. Adesso facciamo clone displacement, disp, e andiamo qui su alfa nel menu e facciamo export. Lo esportiamo nel formato come vogliamo, anche PSD. Ok, adesso andiamo su Cinema 4D. Questo file possiamo anche chiuderlo. Apriamo il nuovo file adesso creato da ZBrush, no, l'OBJ, e poi importiamo la mappa, creiamo un nuovo materiale, andiamo su Displacement, qui clicchiamo qui e qui troviamo la nostra mappa creata. Clicchiamo qui su Subpolygon Displacement e anche Round Geometry. Mettiamo MIP o alias, quello che vogliamo, io metto alias 1, chiudiamo, trasciniamo il materiale sul nostro oggetto, sulla nostra persona, e se noi proviamo a vedere adesso un rendering veloce, gli effetti non sono proprio quelli voluti. Questo succede perché dobbiamo andare a selezionare il materiale qui, andare su Tags e fare Mirror verticale. Proviamo a vedere ora. Ecco, questo è il risultato che noi volevamo. Adesso facciamo velocemente un altro materiale, così gli possiamo applicare un materiale.
renderizziamolo e vediamo che effetto a 30 così. Scusatemi, questi effetti qua andiamo così, copia col tasto destro e li incolliamo qua, perché ho creato un nuovo materiale, ma invece dovevo fare direttamente da qui. Copia. E incolla anche qui su riflessione. Ok. Noi ci mettiamo un pavimento, un cielo e andiamo qua su effetti di rendering, opzioni rendering, mettiamo preview allow e vediamo subito con una luce magari frontale. Mettiamo ombre morbide e portiamo al 50% più o meno. Tanto io spiego velocemente, ma voi fate con calma, così avrete un risultato migliore. Ed ecco qua. Molto velocemente, molto bello anche. Grazie a ZBrush si riescono a fare delle belle cose. Ovviamente qui non appare come in ZBrush, tipo sì, le altezze del displacement non sono quelle giuste, ovviamente basta andare a giocare un po' anche qui. Così potete anche imparare, però più aumentate sia i metri, eccetera, più pesante sarà il file e anche da renderizzare ci vorrà più tempo. Questo tutorial è finito, vediamo il rendering finale e ciao, grazie e alla prossima.